stavo per andare via, ma mi sono imbattuto in un personaggio decisamente frizzante e voglio dire esplosivo e ci sono quasi finito addosso e ho detto perché no, siamo qui con Milly d'abbraccio. Milly d'abbraccio, ciao amore. Insieme a Milly c'è la sua amica Barbara. Ciao amore. Dopo parleremo anche con lei. Famosa PR. È una famosa PR delle notti romane e ci dice Milly che è un po' friendly. Lei sì, nei suoi locali sì, beh devo dire anche io. Siamo tutti un po' friendly. Senti. Non vorrei fare coming out, comunque. Beh, siamo su Canal G, qualcosa si può anche dire. Si può anche dire, sì. Non vorrei offendere i maschietti, però diciamo che mi piacciono le donne. Oh, finalmente, sì, ecco. Diciamo sono più tendenzialmente lesbo che etero, comunque. Perfetto. Senti Milly, ti abbiamo visto prima sul divano e sei stata assolutamente incontenibile. Sei arrivata, hai in un attimo catalizzato la scena. Io ero dietro tutta la scia dei fotografi e ho detto, ecco, voglio essere lei in questo momento. Sì. Guarda, ma io non lo so, perché a parte che mi hanno preso la sprovvista, perché sembrava non ci fosse nessuno, invece c'era una marea di fotografi. Esatto. Questo, questo divano, questa alcova, queste cose che mi suscitavano qualcosa di interessante. Mi sono sentita super a mio agio, mi sono sdraiata. E poi quando vedo i fotografi non ci capisco più niente. No, guarda, io ti capisco, perché io mi accendo, quando mi mettono il riflettore, la telecamera, io parto, mi accendo e vado. E lo vedi, ce l'hai dentro, e Milly ce l'ha dentro. Avevo questo vestito un po' corto, così avevo un vestito più aperto, avrei fatto delle cose terribili comunque. Diciamo che Milly, come molti di noi, è un animale da palcoscenico ed è giusto che stia lì. E questo vestito è assolutamente favoloso, sì, lo devo dire. È adorabile. Dai, è molto carino così. Se avessi la tua taglia me lo metterei subito. Senti Milly, siamo qui in questa presentazione di questo film che c'è questa sera al Circolo degli Artisti, che si chiama Amore a primo sesso. Certo. Quanto ti senti, diciamo, vicina come tematica a questo tipologia di film? Nel senso, questi filmetti un po' freschi che parlano così di sesso un po' spregiudicato, tu come li vivi? Ma io sono stata più spregiudicata di loro, quindi non lo so, mi sembra l'acqua di rose. Per te, diciamo, ecco, diciamo, è come andare in chiesa la domenica. Però voglio dire, è carino la tematica, perché penso sono due amici che fanno dei film porno per fare... Una bella trovata, divertente. Sì, divertente. Un bel modo per conoscersi. Posso chiedere come vede sua mamma tuo figlio, adesso che è un po' grande, che comunque... Ma ultimamente mi vedono molto male da quando sanno che la mamma è più tendenzialmente lesbo che etero, l'hanno presa malissimo. Più della pornostar. Cioè, pornostar, che è incredibile a volte i figli, adesso, dico, adesso ti piacciono le donne. È così. E io dico... E come invece per quanto riguarda la tua filmografia, loro sono tranquilli. Diciamo si sono abituati. Sono piacevolmente colpito da questa cosa, perché mi piace questo tipo di rapporto che hai con i tuoi figli, lo vedo molto libero, molto e libero. Forse potrebbe insegnare molto a tante persone che ci danno addosso sui nostri gusti, sul tipo, sulla modalità di allevare i figli, per che esempio, credo sia il diritto io di io sono una mamma a parte trasgressiva, ma molto gay di testa, ho sempre vissuto in questa maniera qui, quindi ho sempre avuto, sin da quando loro erano piccini, parrucchieri gay, amici transsex, la truccatrice trans, un casino quindi, di gente strana. I tuoi figli sono cresciuti in questo ambiente. E hanno visto sempre della gente stranissima, allora, però poi l'hanno vissuta bene. E naturalmente e loro sono dei figli nati da Madonna che, tra virgolette, io mi reputo gay lesbo, però per puro caso ho fatto una vita da etero. E mi piace per puro per caso. Sbaglio, e naturalmente loro sono etero, sai, di proprio fino alla morte. Alla morte, che era una mamma come che è proprio assurda. E quindi si divertono da una parte tantissimo e li ho cresciuti con la mentalità molto aperta. A proposito di Pride, quest'anno abbiamo l'Euro Pride qua a Roma. Proprio prima stavi parlando con le tue amiche che vorresti tanto comunque venire a partecipare. Sì, mi piacerebbe, anche perché io ti vedrei su un carro tutto tuo, sinceramente, infatti, in ma... testa alla parata. Non so, ma non lo so, perché non mi... Vogliamo chiedere a Barbara se per caso ha delle conoscenze che ci può spingere in tal senso. Barbara, di che cosa? Io vorrei un carro semplicemente solo per
vestiti da braccio, tutto rosa glitterato, e lei così ad aprire la parata. Possiamo fare qualcosa? Ci proviamo, faremo del tutto per poter accontentare la signora Milly, perché tra l'altro bisogna solamente accontentarla, non abbiamo via di uscita nella vita, non gli si può dire di no. Barbara, parlaci un po' dei tuoi progetti. Sto facendo una cosa di giorno, che apro uno showroom di grandi firme, e uscirò con una grande esposizione di un'attrice che firmerà queste borse presentate e sponsorizzate da By Gucci. Quindi vi farò sapere questo evento. Grazie mille, un bacio. Ma ci vediamo presto su Canal G. Ciao.